Mi aspettavo mi portasse a vedere uno dei suoi film da cineteca, di cui mi aveva rapidamente parlato per la strada, intanto che la neve si diradava e rimaneva presente solo con qualche svolazzo residuo, tanto per gradire. Peccato. E già mi aspettavo di addormentarmi, come mi è sempre capitato al cinema. Ho scelto un film che dovrebbe piacerti, ha detto mentre comprava i biglietti, né combattivo né cerimonioso, ma indifferente e inesorabile di fronte ai miei goffi tentativi di pagarmi io il mio, visto che in via eccezionale lo zio Fausto mi aveva messo in mano un mucchietto stropicciato di soldi che si era tolto dalla tasca a casaccio e che potevano essere tantissimi o pochissimi perché era un gesto che lo imbarazzava. La zia Piera, che gestiva con qualche smemoratezza i tesserini del tram, le quote per le gite scolastiche e l'acquisto di libri e quaderni, non ci aveva neanche pensato. Ed ero già disperata all'idea di farmi offrire il cinema come se fosse automatico che sia il maschio a pagare. Ma perché? Com'è adatto a me? Ho chiesto deliziata al vedere il manifesto di Storia di una monaca con Audrey Hepburn. Davvero il genere di film che uno come lui mai e poi mai avrebbe sopportato. Perché, ha risposto piattamente, è uno di quei film durante i quali le ragazze tirano su col naso per tutto il tempo e quando escono dicono: mi sono divertita un mucchio, ho pianto tanto. In effetti, ho molto tirato su col naso. E lui, invece di abbracciarmi per consolarmi, come avrebbe fatto qualunque altro, tirava fuori dalla tasca un fazzoletto profumato e stiratissimo. Doveva averlo portato apposta. E me lo metteva in mano con una certa rudezza. Aspettavo comunque il momento in cui mi avrebbe preso la mano. Allora, se si andava al cinema con un ragazzo solo, era per prendersi la mano. A me suona addirittura come una frase fatta la domanda delle amiche: a che punto ti ha preso la mano? Ma lui, niente. Una la teneva sul bracciolo dalla mia parte e l'altra sulla pipa spenta che aveva in bocca e che poi ha acceso, allora non era vietato, con profumo di cioccolato. Però mano, niente. E il film rotolava verso la fine. Nei momenti più commoventi mi inclinavo un po' dalla sua parte, quasi alla spalla, tanto per vedere cosa sceglieva. O mano sulla mano o carezza sulla testa. Insomma, qualche cosa doveva pur fare. Se no, perché andare al cinema, al buio, non so, insomma, da un'altra parte. Martino, per esempio, al cinema faceva il suo dovere. Manina, bacino frettoloso sulla guancia, manina, manina. Che effettivamente è un'arma a doppio taglio. Dopo un po', con la manina inerte, non sai più cosa fare. In più, cominciano a sudare tutte e due, ma non hai il coraggio di togliere la tua. Potresti apparire stufa. Io veramente mi davo un sacco di da fare per dominare e rendere interessante il progetto manina. Accarezzavo il suo pollice, solleticavo il suo palmo. Adagiavo la mia mano aperta sotto la sua, come a supportarla e a non farla stancare, o la sdraiavo sul suo palmo, o circumnavigavo una ad una tutte le dita, dalla punta fino all'intimità dell'anfratto tra un dito e l'altro. Giocavo col mignolo spiegazzandolo, piegandolo, tirandolo, coccolavo le nocche. Ma che stanchezza! E che distrazione, qualora, oltre che per amoreggiare, fossi andata al cinema anche per vedere il film. Allora bisognava che uno dei due prendesse in mano appunto la situazione. Ma Martino era troppo gentile per farlo. Occorreva dunque che il distacco lo gestissi io. Estraevo la mano dall'umidiccio e stremato groviglio, ma solo per elargire un'altra gratificazione: infilare due dita nel polsino della camicia o addirittura sotto il cinturino dell'orologio, che faceva molto intimo. E intanto si usciva dall'impasse, anche perché quel giochino, non poteva durare a lungo, era veramente troppo semplice. Allora passavo all'avambraccio, carezzando familiarmente il golf, allo scopo di creare, credo, un effetto dilatato di leggero solletico su e giù, per arrivare, un po' brutalmente ma logicamente, a togliere precipitamente l'arto semovente dal corpo altrui per rivolgerlo al mio, che esigeva un trattamento urgente. Ed era fatta. Siamo usciti, che era buio, e mi sentivo al centro di un universo, ma non il solito, una galassia spostata di almeno 180 gradi.
su ogni argomento, Nicky, era in grado di dire qualcosa di straordinario, o anche di ordinario, di scientifico, di letterario, sulla costruzione del Duomo, su Carlo Magno, sulla luce dei lampioni, sulla mia ombra sul pavè, sulla ballerina che quella sera alla Scala, appunto, Die Frau ohne Schatten, la donna senza ombra, ballava. Mi sono fermata davanti a un negozio pieno di sveglie buffe. Guardava la mia faccia che rideva alle sveglie. Lui non rideva mai di una vera risata. Credo fosse stato programmato senza la funzione ridere veramente. Sorrideva o ridacchiava. Prendeva tutto sul serio, anche il ridere. Mi ha accompagnato fino a casa, inutile protestare che sapevo prendere il tram da sola. Prima di andarsene ha messo la mano in tasca e ha tirato fuori un involto di carta bianca asciugatissimo. Ah, dimenticavo, questa è la torta che fa mia madre. L'ho rubata per te. Dentro c'erano tanti quadratini di torta tipo ciambella, un po' sbriciolati. Il giorno dopo, in portineria da me, c'era un pacchetto con dentro una sveglia assurda, con un biglietto. Ridi ancora, per favore. Nicky. E qui la zia Piera ha incominciato a impensierirsi. L'ho capito dal fatto che hanno cominciato ad arrivarmi da ogni parente, singolarmente, frasi il cui significato era il fatidico e inquietante. Ti devo parlare. Stai attenta a uscire con quel ragazzo. Rischia di soffrire troppo quando deciderai che non hai più voglia di frequentarlo. Fatto dato per scontato. Allora lui, teoricamente, non dovrebbe mai passare del tempo con una ragazza perché rischia di soffrire. Tutti rischiamo di soffrire. Allora nessuno dovrebbe azzardarsi a incominciare un rapporto, che può restare anche solo di amicizia, e si sta solo donne con donne, uomini con uomini, finché non finisce tra pochissimo il mondo. No, la solita impertinente. Fai finta di non capire che c'è chi soffre di più e chi soffre di meno. E lui, certamente, è di quelli che soffrirebbero di più. Lui veramente è più forte e sicuro di sé di tanti altri, protestavo, dando un sacco di fastidio perché non ero come Ottavia, che ascoltava nonché eseguiva docilmente i consigli di sua madre. E allora perché non parlavano chiaro? Non dovevo uscire con uno che zoppicava? Meglio andare a spasso con uno stupido. Ah, certo, lo stupido che corre come un capriolo è molto meglio di un intelligente che pende un po' a sinistra. E poi tu sei così carina, diceva la zia Piera come argomento chiave, con l'accento torinese esasperato dalla gravità della situazione. Cosa direbbero? Ah, beccata! E perché vi secca che vostra nipote, che avete accolto e curato e vestita bene, eccetera, si faccia mettere in giro con uno? Ditelo, ditelo! Come lo chiamate? Lo so come lo chiamate, lo zoppo, vi ho sentito! Lo chiamate lo zoppo! No, non ho risposto così. Da brava orfana schiava, soffocando nel petto una furia bollente, avrebbe finito per uscirmi dal naso sotto forma di fiamme come ai draghi. Ho balbettato. Ma sono solo andata al cinema. E sabato andrò a un concerto di musica classica. Aveva un sacco di amici lì alla Gioventù Musicale. Anche musicisti, compositori, critici musicali più grandi di lui. Le è mollata in fretta, perché voleva portarmi a prendere una cioccolata eccezionale in un caffè che si chiama Taveggia. Non volevo più che mi offrisse delle cose, allora ho detto che preferivo andare a spasso. Con questo freddo non ci credo, mi fa, aprendo con forza la porta pesante del caffè e lasciandomi dietro. Lo sai, vero, perché nei locali pubblici deve entrare prima l'uomo? Non lo sapevo, infatti mi era sembrato un po' maleducato. Per una vecchia tradizione, per cui il cavaliere affrontava il nuovo luogo per dare subito un'occhiata e accertarsi che non ci fossero pericoli o persone sgradevoli per la sua dama. Io direi che qui puoi entrare. L'unico rischio è questo profumo di pasta frolla che ti farà svenire. Ma io sono qui, pronto. Non con i sali, ma con, vediamo, i marron glacé. Ma in quel vecchio caffè milanese non era stata solo un'indimenticabile ventata di pasta frolla a investirmi, ma un viennese minuto tinnire di cucchiaini che giravano frettolosamente nelle tazze, una folata di cioccolata bollente
che mischiata alla visione di montagnole di panna montata, vaganti quella, faceva, piuttosto che perdere, prendere i sensi. Tutti i sensi, insomma, ti venivano in soccorso per farti godere di più quel caldo inebriante e mitteleuropeo. Non c'era dubbio, povere zie. Era quella presenza fisica e mentale prepotente e imprescindibile che mi faceva trovare nuovo e mai visto anche un caffè del centro, come non ci fossi mai entrata in vita mia. E assolutamente speciale, una banale e fredda sala da concerto. Là soprattutto, nell'assenza di parole, nella penombra intrisa di lunghi lamenti di violini, percepivo alla mia destra la massa importante, il gomito, il respiro, lo sguardo, il profumo, l'energia inesauribile, la forza, sì, la vera potenza del corpo e del cervello di quel ragazzo così uomo che sembrava aver vissuto già il doppio dei suoi anni e la cui fisicità era così mischiata allo spirito che non riuscivi a capire se desideravi di più che ti baciasse o che ti raccontasse qualcosa all'orecchio. E ogni volta che capitava desideravo fortemente che la bocca, che avvicinandosi pericolosamente al mio collo, mi faceva apprezzare con amore per la musica dei dettagli da iniziato, si fermasse quell'attimo in più per provare quel batticuore che, malgrado tutto, ancora non sentivo. Lì, nel profumo di caffè, cannoncini e signore, Nicky mi guardava, fisso, senza distrarsi, ridacchiando. Mi osservava forare maldestramente col cucchiaino la nuvola bianca e pesante di panna, per arrivare alla cioccolata annidata sotto, come quando si pesca un pesce da un buco in un lago ghiacciato, e fare acrobazie per tirar su tutte e due insieme, senza far debordare tutto in una tragica colata. Non ho mai capito perché quello che allora si chiamava mélange venisse messo in un bicchiere alto con la panna tutta sopra, a otturare ogni via d'entrata. D'altra parte, quella che chiamano cioccolata con panna era sì in una tazza più larga, dunque più accessibile, ma era di dimensioni notevolmente più piccole, quindi Nicky, senza neppure chiedermi il parere, aveva ordinato direttamente, come avrebbe fatto sempre, la cosa migliore, un mélange. Per lui un caffè piccolo e amaro. Aveva proprio detto un caffè piccolo. Che trappista, accidenti. Vano ogni sforzo per fargliela almeno assaggiare la cioccolata. Me la godo di più attraverso di te, complicava lui. Invece di aprire semplicemente la bocca al siluro che intanto gli avevo preparato e che ora sarebbe dovuto tornare indietro a rischio e pericolo di tutti. Io non me la gusterei mai così tanto e ogni cucchiaino infilato nella mia bocca sarebbe una gioia perduta, perché tu ne cavi un piacere molto, ma molto più grande. Che razza di filosofia, borbottavo io incantata, con parole gonfie di panna. Filosofia del resto che avrebbe sempre complicato anche con la pizza. Mi portava a mangiare e mangiava solo lui. Lui guardava, e mangiavo solo io, lui guardava. Se mi rifiutavo, soffriva di una delusione così evidente che non potevi far altro che accettare. Una cosa delle più imbarazzanti al mondo i primi tempi, poi ci ho fatto l'abitudine. Comunque ti regalerò una trivella per la tua panna, vedrai che andrà meglio. E per un attimo ho avuto il terrore di trovarmi l'indomani in portineria un macchinario mastodontico dalle sembianze di dinosauro e il portinaio Attilio furioso per non sapere dove mettere il pacchetto. Perché con lui, avrei scoperto nei mesi e negli anni, era pericolosissimo esprimere un apprezzamento anche distratto su un oggetto qualsiasi. Il giorno dopo te lo ritrovavi a casa e te lo dovevi tenere, anche se in fondo non ti piaceva così tanto. Dunque, davanti ai negozi, niente commenti. Solo in libri e dischi era dittatorialmente autonomo, ma la scelta era ponderatissima, chiaramente e accuratamente studiata su di me. Sul resto, anche la cosa più idiota, il rossetto più pacchiano, il berretto che mi stava peggio, il profumo più balordo, la sua idea era che io dovessi averlo, solo perché per un attimo lo avevo desiderato. Sono uscita dalla pasticceria, che mi sentivo una brioche.